E oggi siamo a Castelbuono per parlare del servizio di raccolta dei rifiuti. Siamo in compagnia dell'amministratore unico di una società che gestisce proprio il servizio Castelbuono Ambiente. Esatto, sono Maurizio Langona, buongiorno, sono l'amministratore unico della Castelbuono Ambiente SRL, ci occupiamo di raccolta rifiuti nel territorio di Castelbuono. Una raccolta dei rifiuti che avviene in maniera particolare con l'utilizzo dell'asinello. Esattamente, utilizziamo sei asine femmine che ogni giorno alle 7 di mattina cominciano il loro servizio insieme all'operatore ecologico e percorrono tutte le stradine del centro storico di Castelbuono e anche delle periferie del paese, raccogliendo rifiuti porta a porta. Intanto, perché avete scelto le asinelle? È un servizio sicuramente ecologico, economico e per reinserire un animale che praticamente negli anni 2000 era scomparso dal territorio castelbuonese. Ad oggi il servizio come si svolge? Il servizio prevede ogni mattina la pulizia dell'animale e viene caricato sull'animale il basto, sarebbe la sella, e vengono caricate due casse. In queste due casse ogni giorno gli operatori ecologici metteranno dei rifiuti che raccoglieranno porta a porta. E chiaramente le casse sono abbastanza piccole e quando se saranno riempite vengono chiamati i mezzi a vasca che provvederanno al loro svuotamento. Il servizio è attivo tutti i giorni. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Chiaramente ci occupiamo solo di raccolta differenziata. Ogni giorno viene effettuata la raccolta di una frazione diversa. Ad esempio, oggi che è giovedì, verrà effettuata la frazione in particolare dei rifiuti organici, quindi l'umido. Questo servizio parte nel lontano 2007, se non sbaglio. Esatto, il servizio inizialmente prevedeva l'utilizzo di quattro asini, quattro asine, e piano piano negli anni poi sono diventate sei, in maniera tale da riuscire a raggiungere tutti i vicoletti di Castelbuono. È chiaro che un paesino come il nostro medievale c'ha tanti vicoletti molto stretti in cui il passaggio dei mezzi a vasca era problematico. L'utilizzo dell'asino ha permesso di raggiungere tutti gli angolini e in più, essendo un servizio molto lento, perché l'animale è molto lento nel proprio passaggio, ci permette anche di controllare maggiormente il territorio e di pulirlo in maniera ottimale. Negli anni successivi poi questo servizio è stato quindi anche in qualche modo riconfermato, possiamo dire che oggi avete riscosso grandi consensi anche da parte dell'opinione pubblica. Inizialmente è chiaro che l'inserimento di un animale per un servizio era una cosa un po' particolare, veniva visto in maniera strana da parte anche degli utenti, da parte dei cittadini. Poi piano piano invece i cittadini si sono abituati al passaggio di un animale che sembra una cosa completamente fuori luogo in un periodo storico in cui si va avanti chiaramente con mezzi elettrici, con mezzi a vasca, mezzi a motore. Noi abbiamo quasi quasi siamo ritornati alle origini, siamo ripartiti da un animale che da sempre aiuta l'uomo. Quali sono quindi i vantaggi e anche poi gli svantaggi di questo tipo di servizio? Lo svantaggio forse uno solo, che è lento. Il servizio è molto lento perché l'animale, ripeto, è molto lento e l'operatore ecologico deve camminare lungo tutto il percorso assegnato, lungo, diciamo, la zona, il quartiere assegnato. I vantaggi sono molteplici, oltre all'inserimento degli animali di cui abbiamo già parlato, principalmente il vantaggio ambientale. È un animale che chiaramente non inquina, non facciamo passare i mezzi a motore all'interno dei vicoletti e poi è un animale che è molto ma molto buono, lo vedrete quando andremo a intervistare qualche operatore ecologico, vedrete che è un animale molto buono che si presta anche alle carezze e alle coccole dei cittadini. Ma perché avete scelto le femmine? Le femmine le abbiamo scelte perché sono più facilmente gestibili. Si sa che, lo dicono tutti, testardo come un asino. Ebbene, il maschio è testardo come animale, può essere pure utilizzato, mentre invece le femminucce sono molto più docili, molto più facilmente gestibili e quindi preferiamo far lavorare soltanto le femminucce. Sindaco, l'idea di utilizzare gli asinelli, o meglio le asinelle, per la raccolta dei rifiuti parte proprio da lei, nel lontano 2007, se non sbaglio. Sì, parte dal 2007, iniziamo a febbraio 2007. C'è stata una scommessa grossissima, nessuno ci credeva, abbiamo resistito, siamo ancora qua e devo dire un bel servizio, abbiamo ripreso e recuperato un animale che si stava scomparendo, allora c'era soltanto un asino a Castelbuono a quattro zampe, quella a due zampe, ognuno si cerca i suoi asini e oggi ce ne sono una settantina fra quelli che ha il comune, i privati, perché è rinata la passione per questo animale che è un animale eccezionale. Facciamo lavorare tutte le persone che vengono dal disagio sociale e questo è un fatto importante perché tu stai aiutando gli ultimi, perché è facile in una comunità aiutare l'imprenditore, ma dare una mano a chi invece ha delle esigenze è importante. E per il comune è stato un fatto importantissimo perché tu questi soggetti non ce l'hai dietro la porta del servizio sociale a chiedere l'assistenza, diciamo, soltanto monetaria. Questi lavorano, hanno la loro dignità, hanno il loro orgoglio, si guadagnano il loro stipendio ogni giorno.
questo servizio sta continuando. Oggi siamo qui, devo dire, noi siamo già al 70% di raccolta differenziata, un comune che vedete abbastanza bene, abbastanza pulito, perché loro nell'impegno che hanno, oltre a raccogliere i rifiuti porta a porta ogni giorno secondo la frazione che hanno, hanno anche il compito di spazzare il quartiere, perciò i quartieri di Castelbuono sono ogni giorno puliti. Riuscite a mantenere bassi i costi? No, i costi, il discorso dei costi non è dovuto ai servizi che facciamo nei comuni, il problema dei costi è il conferimento. Lei quando va a conferire a Caltanissetta, a Enna, a Catania, lei comprende che soltanto di gasolio quello che consumiamo, in più i conferimenti sono alti, perché la regione siciliana purtroppo non ha un sistema di impiantistica adeguato. Lei si immagina l'assurdo, noi abbiamo un impianto di compostaggio a Castelbuono di proprietà del comune, non privato, non ce l'hanno ancora autorizzato alla riapertura, perciò io il compost lo porto a Caltanissetta oggi. Se noi riusciamo a aprire l'impianto di Castelbuono, comprende che già soltanto di gasolio io spendo un euro, mentre per Caltanissetta devo spendere 50 euro per andarci e ritorno. Faccio per ora una semplificazione: aprire l'impianto di compostaggio di Castelbuono, che bisogna soltanto avere la possibilità di rivolturare l'autorizzazione dal vecchio gestore a noi come comune, significa sicuramente permettere ai comuni del vicinato di avere utilizzare questo impianto con grosso risparmio. Perciò il problema del costo è un problema grossissimo, che non è dovuto al servizio ma ai conferimenti. Ci sono comuni che pagano 400-500 euro di conferimenti, sono cose assurde che è impensabile. Ci sono comuni che mandano all'estero, perciò è una gestione fallimentare della regione, con una regione che non riesce a affrontare questo argomento, che è di una facilità soltanto bisogna avere la voglia di affrontarlo, la voglia di mettere nelle condizioni i comuni di poter fare i servizi e di fare quelle filiere del cartone, della plastica, del vetro, dell'umido e dell'indifferenziato, che sia regolare. Poi se bisogna fare un impianto per poter non andare in discarica, ma una percentuale piccola del 5-10%, del 20% massimo, che deve andare nei termovalorizzatori, si può pure fare, ma non bisogna fare mega impianti, bisogna fare piccoli impianti per bruciare soltanto, non far raccogliere, non mandare in discarica il residuo della raccolta differenziata. Ma questo manca una programmazione in Sicilia, siamo in una situazione drammatica con un allarmante. Come vede, il nostro territorio è pulitissimo, anche le strade provinciali, le strade statali, ma basta andare in giro per la Sicilia, quello che si trova nelle strade provinciali e regionali è impressionante, ci sono discariche a cielo aperto. È più anziana delle asinelle, quindi immagino che si sia instaurato anche con gli operatori un forte rapporto, un legame. Ogni operatore c'ha un'asina assegnata, quindi ogni mattina ogni operatore pensa alla propria asina. Chiaramente la stessa asina e lo stesso operatore hanno un quartiere assegnato, quindi questi animali ormai nel quartiere sono molto conosciuti. Si stabilisce un legame anche con gli abitanti di Castelbuono. Esatto, spesso gli abitanti infatti premiano i nostri animali perché sono talmente bravi e talmente buoni che meritano un pezzettino di pane, una carota, e gli animali gradiscono. Sono riconoscenti, è vero? Sicuramente sono molto riconoscenti e sono degli animali molto affettuosi, specialmente con i bambini. Spesso i bambini fanno foto con loro o con i turisti, che chiaramente vedono un'attrazione particolare che un animale è praticamente scomparso. So che c'è un simpatico aneddoto riguardo un'asinella che tutte le mattine aveva un appuntamento speciale con una signora di Castelbuono che le dava un pezzettino di pane, quindi aspettava quel momento con ansia. Purtroppo questi sono animali che alla fine si abituano facilmente a qualcosa, e dar loro un premio ogni mattina significa instaurare un rapporto fra l'animale e quella persona. Chiaramente l'animale poi nel tempo comincia a pretendere, perché quel pezzettino di pane dato un giorno, dato dei giorni, diventa una piacevole abitudine. Quando l'animale non troverà quel pezzettino di pane, purtroppo ne soffrirà. C'è un video molto simpatico in cui un animale piange perché trova un infisso chiuso della signora che ogni mattina dava un pezzettino di pane. Chiaramente la signora poi apre l'infisso, dà il pezzettino di pane, c'è la gioia dell'animale di poter avere il suo premio. Adesso ci troviamo in uno dei tanti vicoletti caratteristici di Castelbuono, molto stretto, quindi qui anche la facilità con cui si può assolvere a questo compito grazie proprio all'asinello che riesce a camminare bene, a muoversi in uno spazio anche stretto. Il nostro animale è un piccolo 4x4, non conosce ostacoli, non conosce gradini, non conosce strade in pendenza e riesce a salire e riesce a camminare anche in territori molto angusti, come potrebbero essere i territori rocciosi. In natura lo fa tranquillamente, quindi per questo animale fare un vicoletto è una passeggiata.
Diciamo che il compito dell'asinello è quello di attendere con un ritmo tutto suo, molto lento, un ritmo naturale che non viene assolutamente forzato, attendere che l'operatore appunto passo dopo passo raccolga il rifiuto. Esatto, questi sono animali che vedrete per partire hanno bisogno di essere trascinati perché sono animali molto lenti, ma una volta che partono vedrete che avranno la loro cadenza e siamo noi che dobbiamo adeguarci a loro perché loro non si adegueranno mai ai nostri ritmi. Quindi con il loro passo, con la loro velocità, riusciremo a servire tutti gli utenti dei vari vicoletti. Allora, li vediamo un po' all'opera. Sistema elementare ma davvero molto efficiente. Veramente un sistema semplicissimo, ho fatto vedere la raccolta porta a porta fatta bene, fatta in maniera molto lenta con il controllo del territorio e con l'aiuto di un animale un po' particolare, un amico fedele, anzi un'amica fedele che ci aiuta per il trasporto. Diciamo che per le asinelle è un po' come fare una passeggiata per andare a trovare gli amici, perché appunto aspettano il dono, il pensierino lasciato dagli abitanti, qualcosa da mangiare, un saluto, una carezza, e ovviamente il carico non è mai eccessivo, perché sono sempre poche le borse con i rifiuti raccolti che man mano vengono spostati, quindi il carico viene sempre alleggerito, svuotato. Il carico non è elevato, l'abbiamo detto prima, massimo raggiungiamo i 60-70 kg, che per un animale del genere chiaramente è poca roba, e poi giustamente le casse sono pure piccole, perché come avete visto i vicoletti di Castelbuono sono angusti, quindi non abbiamo possibilità di mettere casse più grandi, perché siamo costretti a passare in vicoletti stretti, dove magari troviamo anche qualche auto parcheggiata, dobbiamo stare attenti al territorio, dobbiamo garantire la pulizia del nostro territorio, dobbiamo garantire di raggiungere tutte le utenze, anche le più difficili. Vediamo che gli operatori sono davvero molto affettuosi con le asinelle, ma dietro c'è anche molto di più, perché questi animali hanno bisogno di molta cura. Questi animali hanno bisogno di cura perché sono animali molto forti, molto resistenti, ma stranamente sono animali delicatissimi. Ad esempio, partiamo dall'alimentazione. L'alimentazione di questi animali è un'alimentazione molto semplice. Qualora questi animali mangiassero degli alimenti molto nutrienti, potrebbero addirittura avere dei problemi, dei grossi problemi. Quindi questi animali mangiano soltanto fieno, in natura mangerebbero erba. Noi chiaramente nella stalla mangiamo del fieno. Il fieno è arricchito, non è altro che della paglia, arricchito con sulla, sarebbe praticamente un alimento energetico per questi animali. Questi animali, come vedete, però vengono attirati da tutto, da qualsiasi tipo di cibo, dalla lattuga, la carota, al pezzo di pane, diventano degli animali abbastanza golosi. Non sanno dire di no. Non sanno dire di no assolutamente a niente. È chiaro che dobbiamo essere noi bravi a limitarli per evitare che possano, diciamo, mangiare troppo. Possano mangiare troppo e possano avere qualche problema. E d'altra parte sono animali che in natura farebbero tante cose che purtroppo qua a Castelbuono non possono fare. In particolare, vi racconto due aneddoti che riguardano: uno, la cura dei denti. Questi animali in natura curano molto i loro denti, infatti li vedrete spesso che grattano le cortecce degli alberi. Questo perché? Perché questi animali durante tutta la loro vita avranno i denti che continueranno a crescere fino a quando chiaramente daranno problemi anche alla chiusura della bocca. Allora noi, dato che non abbiamo alberi dove loro possono grattare, è chiaro che dobbiamo intervenire, quindi abbiamo un veterinario che non solo due volte l'anno pensa alla vaccinazione di questi animali, ma anche pensa alla cura dei loro denti, così come abbiamo un maniscalco che due volte l'anno pensa alla cura degli zoccoli, perché questi zoccoli sono una parte delicata dell'animale. Qualora lo zoccolo per un motivo qualsiasi si dovesse deformare, allora l'animale non potrebbe appoggiare correttamente il piede e quindi potrebbe avere problemi all'anca.
In questo modo invece due volte l'anno il maniscalco penserà al pareggio dei piedi e quindi dovranno camminare in maniera corretta e dovranno essere sempre ben tenuti, in particolare dall'operatore cui sono assegnate. In questi anni l'esperienza vi ha aiutato un po', insegnato a prendervi cura alla perfezione di questi animali che magari non erano più molto conosciuti, non si sapeva bene come rapportarsi con loro. Sì, l'esperienza sicuramente ha fatto tanto, specialmente dal punto di vista alimentare e poi anche la conoscenza, le informazioni date dai nostri anziani, perché i nostri anziani 100 anni fa, 80 anni fa, avevano questo come unico mezzo di trasporto. In tutte le case di Castelbuono c'era la famosa stalla, perché ognuno dei nostri antenati aveva praticamente l'asinello che era l'unico mezzo di trasporto. Le stalle oggi non esistono più, sono state tutte trasformate, però questo animale è rimasto nell'immaginario collettivo come un animale utile e quindi oggi noi stiamo riutilizzando e reinserendo nel territorio un animale che 100 anni fa era indispensabile. Oggi forse lo è un po' meno, però ci dà una grossa mano. Insomma, era una scommessa, oggi è un progetto ben riuscito con tantissimi vantaggi. Vantaggi abbiamo detto sia a livello mediatico sia a livello anche ambientale. Abbiamo detto, diciamo, la caratteristica principale di questi animali, cioè poter raggiungere qualsiasi posto del nostro paese senza inquinare. Immaginatevi voi in una stradina così stretta un mezzo a vasca che inevitabilmente si deve fermare porta a porta per raccogliere rifiuti e che inquinerebbe tantissimo dato che, diciamo, lo spazio è molto limitato. Questo animale invece ha fatto lo stesso servizio, magari in un tempo più lungo, però abbiamo raggiunto tutte le utenze. Bene, Cosimo continuerà il suo lavoro, noi invece continuiamo la nostra bellissima passeggiata a Castelbuono per farvi scoprire tante altre curiosità.